34esima edizione del Vivi Città, che si svolgerà in 41 città italiane, 11 straniere, 25 istituti penitenziari, con inizio nel punto principale del comune di Pozzallo, luogo simbolo dell'accoglienza degli migranti, luogo di grande, diciamo, anche solidarietà ed espressione appunto di convivenza civile. Il Vivi Città è sempre stata una grande cosa fin dall'inizio, dal 1984, con un grande senso, una grande spinta solidaristica. Quindi rimettere luce e illuminazione sul tema dei migranti porta questa grande corsa, la più grande corsa del mondo, diciamo, ad essere un punto di riferimento delle grandi questioni sociali che attraversano appunto la società internazionale. Dal 1984 la WISP, il Vivi Città, ha avuto una grande intuizione che, come lo stesso presidente Giovi della FIDA la ricordava, ha sempre ricordato e sostenuto, ha anticipato di fatto quello che è il movimento del running nel nostro paese, se vogliamo anche dal punto di vista internazionale. Erano anni in cui l'idea della corsa era molto legata allo schema, diciamo, olimpico dell'atletica leggera e di quelle gare. La WISP in quegli anni ha avuto anche, come dire, questo merito: aprire e attivare quella che viene definita una vera e propria democrazia dello sport, perché accanto al percorso competitivo e quindi alla partecipazione dei grandi nomi dell'atletica era riservato, ed è tutt'oggi riservato, uno spazio, un percorso invece per il singolo cittadino, per le famiglie e per chi voglia cimentarsi semplicemente con una passeggiata ludicomotoria, con una camminata ludicomotoria. Lo scorso anno l'edizione fu dedicata, diciamo, a Lampedusa, quest'anno Pozzallo. Sì, perché crediamo che questo tema, ecco, delle grandi migrazioni che stanno interessando soprattutto l'Europa, che quindi mettono per certi versi anche in crisi il sistema della convivenza, rischiando un imbarbarimento tra l'altro delle relazioni e quindi con chi soffia sul terreno della paura, crediamo che sia un impegno che la WISP deve comunque mantenere per essere un ponte invece che lancia sul terreno della convivenza appunto civile, della dignità dei popoli e della dignità di ognuno, così come previsto nei grandi riconoscimenti e nelle grandi dichiarazioni dei diritti dell'uomo. E quindi l'anno scorso Lampedusa, quest'anno Pozzallo, perché vogliamo ancora una volta sottolineare che riprendere la nostra umanità, riprendere la nostra funzione sociale come grande organizzazione di sport può essere appunto uno strumento, un tramite per agevolare la pace, per agevolare la convivenza tra le persone. Quindi appuntamento a domenica 9 aprile. Appuntamento domenica 9 aprile con appunto partenza centrale, diciamo così, alle 10.30 da Pozzallo. Ci sarà il sindaco Luigi Ammatuna, che ringraziamo per aver accolto questo, in tutte le città italiane. Il sottoscritto sarà quasi certamente all'iniziativa di Reggio Emilia e da lì magari racconteremo anche come si snoderà quell'esperienza.